protesi scheletrata è una protesi mobile di sostituzione parziale semifisiologica. Questa tipologia di protesi si divide in due parti, una parte metallica e una parte in resina, sulla quale vengono montati i denti mancanti. Vi illustreremo le varie procedure per la realizzazione in gira di una protesi scheletrata. The skeleton prosthesis is a removable substitution partial and semi-physiological prosthesis. This type of prosthesis is divided into parts, metal and resin. The missing teeth are mounted on the resin. We are going to describe the different procedures for the works design on the skeleton prosthesis. All'interno della protesi scheletrata si parte dallo sviluppo del modello. Nel nostro caso vengono utilizzate impronte preformate in silicone, ma nei laboratori odontotecnici arrivano impronte prese dall'odontoiatra che vanno in primis disinfettate essendo state in bocca al paziente. Per sviluppare il modello si miscela l'acqua con il gesso nelle giuste proporzioni e si cola a piccole dosi nell'impronta, servendoci del vibratore che permette la fuoriuscita dell'aria contenuta nell'impasto ed evita l'insorgenza di bolle e porosità nel modello. Lo sviluppo del modello può avvenire in maniera manuale, che è quella che vi abbiamo appena mostrato, e con l'ausilio del miscelatore sottovuoto, che adesso vi mostreremo. Si inizia versando nella tazza del miscelatore acqua e gesso. Seleziona il miscelatore predisponendo il sottovuoto e il tempo di miscelazione. Un suono ci avverte che l'impasto è pronto per essere colato e sempre utilizzando il vibratore sviluppiamo il nostro modello. Il miscelatore sottovuoto ci aiuta ad evitare l'inglobazione di aria nell'impasto. Qualsiasi tipologia di miscelazione si esegue per lo sviluppo del modello, è consigliabile indossare guanti e mascherina per evitare che le polveri del gesso rechino danno all'operatore. Una volta indurito il gesso, passato il tempo di chiusa, si procede alla squadratura del modello. La squadratura serve per eliminare il gesso in eccesso dei bordi del modello e nel nostro caso viene effettuato con una squadra modelli ad acqua. Ovviamente usando la squadra modelli si deve prestare molta attenzione perché un piccolo errore può causare danni molto seri agli operatori. Preparato il nostro modello, si comincia con il suo studio, in cui, con una matita, andiamo ad evidenziare i punti chiave. Si parte con il tracciare la linea mediana, che passando tra gli incisivi divide il nostro modello in maniera simmetrica. Disegniamo l'equatore dei denti, cioè la loro parte di massima convessità, servendoci, se possibile, del parallelometro. Passiamo poi a disegnare le selle. Prendendo come punto di riferimento il centro cresta, andiamo a ricreare la nostra griglia. Tracciamo una linea che collega le selle posteriori, formando la barra trasversale. Infine disegniamo i futuri ganci. Durante lo studio del modello dobbiamo prestare attenzione e lasciare una rientranza di dimensioni sufficienti in prossimità dei denti interessati, per evitare la compressione dei tessuti molli una volta ultimata la protesi. Procediamo con la gelatura della barra trasversale in cui, con l'ausilio della spatola elettrica ed utilizzando la tecnica di modellazione goccia a goccia, stendiamo uno strato di cera omogenea nel modello. La barra serve per collegare tutte le selle della protesi e conferire stabilità. Sempre utilizzando il metodo di modellazione goccia a goccia e servendosi della spatola elettrica con la punta più sottile, procediamo alla modellazione di tutte le selle. La loro forma griglia consente alla resina di aggrapparsi perfettamente alla futura parte in metallo. Usando la spatola elettrica dobbiamo prestare attenzione a non scottarci. Veniamo con la modellazione dei ganci. Partendo dalla punta andiamo a creare l'abbraccio,
o il cavaliere e infine lo colleghiamo alla sella. Il ganzo, grazie al suo cavaliere, che è l'unica parte ad avere contatti con la faccia più salda dei denti, è il fondamento di tutta la protesi nei tessuti mobili. Al termine di queste procedure avremo quindi realizzato la progettazione in genere della protesi scheletrata. Questa verrà successivamente trasformata in metallo tramite il processo di fusione a cera persa. Una volta in metallo verrà sabbiata, rifinita e lucidata e su di essa verrà realizzata la parte in resina con i denti preformati.